Buongiorno, benvenuti al TG2000 Flash, scontro tra Unione Europea e Ungheria. Bruxelles scrive al presidente Orban: la vostra legge viola le norme europee. La risposta non si fa attendere. Non abbiamo una legge contro l'omosessualità in Ungheria, abbiamo una legge che difende genitori e bambini, afferma il premier ungherese Viktor Orban arrivando al vertice europeo. Il DDL Zan, lo Stato italiano è laico, non confessionale, concordo pienamente con il presidente del Consiglio Draghi, ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, aggiungendo che la Santa Sede non vuole bloccare la legge, ma esprime una preoccupazione su possibili interpretazioni. Intanto il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Ostellari, ha convocato per mercoledì un tavolo di confronto della maggioranza sul DDL Zan. Sono 927 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono invece 10 le vittime in un giorno. Preoccupa però la variante Delta, per la quale si sta programmando un aumento del tracciamento specifico. Tra le ipotesi, un maggior numero di tamponi, attenzione ai focolai. Dunque una stretta sui controlli ed il tracciamento di questa mutazione più temibile, poiché ad alta trasmissibilità. Negli Stati Uniti sono almeno 3 i morti nel crollo di una palazzina di 12 piani a Miami, 99 i dispersi, finora sono state ritrovate 102 persone, i vigili del fuoco hanno evacuato gli edifici circostanti e ad ora sono sconosciute le cause del crollo, ma proseguono le indagini delle forze dell'ordine. Il presidente Joe Biden ha promesso aiuti federali. 18 ragazzi tra i 7 e i 16 anni hanno perso la vita ed altre 16 persone sono rimaste ferite in seguito all'incendio che si è sviluppato in una scuola di arti marziali nel centro della Cina. Il responsabile della struttura, che si trova nella provincia di Henan, è stato arrestato. Secondo quanto riportato dai media locali, gran parte delle vittime sono allievi della scuola. Il Canada è di nuovo sotto shock per altre 750 tombe trovate in un ex pensionato cattolico per bambini indigeni. Un mese fa era stata rinvenuta un'altra fossa comune con i resti di 215 bambini nei terreni di un'ex scuola cattolica. Il primo ministro canadese Trudeau ha sottolineato che il Canada deve prendere atto della sua storia di razzismo contro le popolazioni native allo scopo di costruire un futuro migliore. Il 25 giugno del 1991 la Slovenia si dichiarò indipendente dalla Jugoslavia, scatenando la reazione del presidente comunista serbo Slobodan Milosevic. Il conflitto durò 10 giorni, qualche decina furono i morti e di fatto sancì il crollo della Repubblica Jugoslava. La Slovenia riuscì così a non essere coinvolta nella sanguinosa guerra civile di gran parte dei Balcani. Il prossimo 1 luglio Papa Francesco riunisce in Vaticano i principali responsabili delle comunità cristiane presenti in Libano per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità, affidando il paese medio orientale all'intercessione della Vergine Maria. Questa mattina alla presentazione della giornata nella sala stampa della Santa Sede. Calcio, l'UEFA ha deciso che dalla stagione 2021-2022 non sarà più valida la regola del gol in trasferta in tutte le competizioni per club, la regola secondo cui dal 1965 valgono doppio le reti segnate fuori casa quando due squadre hanno segnato lo stesso numero di volte fra andata e ritorno, è stata abolita dal comitato esecutivo dell'UEFA. È tutto, vi lascio adesso alla Santa Messa, l'informazione come sempre torna alle ore 12. Buona giornata.